dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Harley Joy. Bentornati in questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e quest'oggi andremo a scoprire un sacco di cantanti e di canzoni che ci hanno inviato, perché ricordiamo tutti i giorni ci inviano un sacco di canzoni veramente bellissime. E poi come sempre andremo ad approfondire alcune tematiche che ho scelto io personalmente. Il primo quesito: una volta che hai realizzato il tuo brano, come procedere? Il secondo quesito è: cosa c'è dietro a un artista professionista? E nel terzo quesito che andremo a svolgere nell'arco di questo appuntamento, parleremo di perché alcuni artisti puntini puntini, ok? Puntini puntini perché? Perché lascia pensare, perché andremo ad approfondire, andremo a capire, e ognuno si può fare appunto la propria idea di cosa c'è dietro a un artista, di cosa c'è dietro la musica. E sappiamo che qua parliamo di musica a 360 gradi e la musica ci fa vivere intensamente. Proprio per questo, ragazzi, ricordo che se volete rivivere le canzoni che vanno in onda qui in questo appuntamento, in tutti gli appuntamenti di Nuovi Emergenti, possiamo riascoltare tutte le canzoni nella playlist di Nuovi Emergenti che si trova su Spotify, per poterle rivivere sempre a portata di mano. Ok, oggi appunto in questo appuntamento presento subito loro, cioè ci sono i Matt con la canzone Se ti sfioro cosa senti, e poi c'è lui, Nero Luce, con la sua canzone Non pesi niente. Vi invito a immergervi in un mondo di musica. Grazie ragazzi, solo su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Dubbi no. Per 24 ore tra schiaffi e carezze c'è amore. Dimmi di no. Mi piace rischiare, che tra dire e fare ti porto un po' al mare. Sei nuotare onda su onda, tu rischi di affondare, ti vengo a salvare. Che botta di vita, la strada in salita ti spingo e ti tengo fra le dita. È un istinto animale, è uno sguardo micidiale. Io ci vivo coi tormenti. Se ti sfioro cosa senti? Se ti sfioro cosa senti? Ci scrive il mio nome. Facciamoci un selfie abbracciati nel mare. Sai nuotare onda su onda, tu rischi di affondare, ti vengo a salvare. Che botta di vita, la strada in salita ti spingo e ti tengo fra le dita. È un istinto animale, è uno sguardo micidiale. Io ci vivo coi tormenti. Se ti sfioro cosa senti? E se ti sfioro cosa senti? Cosa stai pensando? Con chi stai chattando? Fermo il tempo con un tasto, sono l'ultimo rimasto. Cosa senti? Se ti sfioro cosa senti? Se ti sfioro cosa senti? Se ti sfioro. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Davvero credi sia colpa mia?
se torno a casa di mattina presto, se mi giro sul lato del letto appena riscaldato dal tuo riflesso, se guardi fuori è buio pesto, per questa notte rimani, se faccio presto domani ti porto a cena fuori. Davvero credi sia colpa mia? Se già mattina ancora stai dormendo, se mi avvicino alle tue labbra adesso, ancora sporche di rossetto, è troppo piccola una stanza per contenere un universo. Se faccio presto domani ti porto a cena fuori. Tu ti sei vestita di ghiaccio, tu sotto un cielo di marmo, tu è un'attitudine che fa paura, però nei panni di una sconosciuta. Non pesi niente, non pesi niente, sei tutto ciò che non mi tocca. Senza dire una parola stai zitta. Adesso tu non pesi niente, più niente, la leggerezza di chi vive sola. Eppure oggi come allora non pesi niente. Non pesi niente. Davvero credi sia colpa mia? Se tutto il sale in fondo agli occhi, se in una piazza stiamo stretti, noi come foglie spettinate dai venti, siamo cresciuti senza chiedere niente, bruciando tutte le navi. Se faccio presto domani ti porto a cena fuori. Tu ti sei vestita di ghiaccio, tu sotto un cielo di marmo, tu è un'attitudine che fa paura uguale. Non pesi niente, non pesi niente, sei tutto ciò che non mi tocca. Senza dire una parola stai zitta. Adesso tu non pesi niente, più niente, la leggerezza di chi vive sola. Eppure oggi come allora non pesi niente. Non pesi niente. E questa volta devi dirmi se ti arrendi, ci pensi, se ti comprometti quando resti. Ho visto troppo paranoia creare apparenti microinferni. Finalmente a volto scoperto, ti avvicini sotto un cielo lo stesso. Dammi un minuto di silenzio, quella felpa che hai promesso era tutto uno scherzo. Era tutto uno scherzo. Adesso tu non pesi niente, più niente, la legge. Eppure oggi come allora non pesi niente. Non pesi niente. Con tanta musica e tanta passione, questi ragazzi che meritano di essere ascoltati e noi gli daremo il nostro supporto. Va bene, dai, adesso iniziamo subito con la prima domanda. Una volta che hai realizzato il tuo brano, come procedere? 1. Depositare il brano a una società per i diritti d'autore. Cioè, è la prima cosa che dobbiamo fare. 2. Munirsi di un codice ISRC per associarlo al vostro brano. Questa aiuterà la Federazione Musica Italiana a capire l'origine del brano e chi è soprattutto il produttore. 3. Trovare in rete una società che distribuisca la tua canzone, oppure affidarsi a un'etichetta discografica. 4. Avviare una campagna pubblicitaria. 5. Realizzare degli eventi, ad esempio possiamo fare concerti dal vivo, streaming, che serviranno appunto sempre allo scopo pubblicitario. Ecco, mi sono sentita di dare questi consigli perché appunto quando noi realizziamo una canzone è sempre bene cercare di proteggerci innanzitutto, fare in modo che tutto fili come nella giusta procedura e che riconoscano effettivamente il nostro brano e che non ce lo rubino soprattutto. Questa è una cosa importante. E poi anche a livello pubblicitario per poterlo diffondere
appunto fare i concerti dal vivo è sempre bene avere le cose tutte ordinate. Adesso andiamo subito a ascoltarci loro, c'è Amnesia con la canzone Cosa vuoi da me, e poi ci sono loro, Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco con la canzone Aureliano che canta. Buon ascolto ragazzi, solo su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Cosa vuoi? Vuoi essere invincibile? Pretendere di avermi sempre attorno a te. Come mai? Per quanto mi nasconderai, poi si vedrà di c'è prevedibile. Dimmi adesso cosa vuoi da te. Se mi attacchi in faccia mi fai male. Se poi mi richiami sai che non sono più pronta ad aspettare. Dimmi adesso cosa vuoi da te. Che non ce la faccia a respirare. Se poi mi richiami non ti sento più. Fosse raggiungibile, cercami, chiudi gli occhi e vieni a prendermi, perché questo sono per te. Di notte fantasia, nascondi, perché questo sono per te. Dopo da buttare via. Dimmi adesso cosa vuoi da me. Se mi attacchi in faccia mi fai male. Se poi mi richiami sai che c'è, non sono più pronta ad aspettare. Dimmi adesso cosa vuoi da te, che non ce la faccio a respirare. Se poi mi richiami già te, non ti sento più. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Eccomi qua a cantare la sua storia, la storia di chi canta, fa cantare e si innamora. Eccomi qua, giuro che l'ho conosciuto. Meditava i suoi pensieri, lievitava sui vulcani, la salvezza in due cuscini. Suona cumba, si sveglia con una risata. Il suo flamenco preso in prestito da un bacio tra le notti misteriose di una favola andalusa. Nelle dita i suoi pensieri un po' ingialliti dal tabacco che si muovono come una ballerina di tip-tap. La gente che ne sa, la gente che ne sa di quanto è triste la mia America. La gente che ne sa, la gente non lo sa quanto è delusa la mia America. Che sia nel suo camper Macondo Granada, sia ode all'amore, al vizio e poesia, che sia nella risacca o sull'Himalaya, vi canterò la storia dell'ultimo Buendia. La parigina che danza su un filo sospeso, la nebbia che attenta un guerriero ferito. La notte non sarà mai sola se il sole ritornerà, ritornerà. Io non posso spiegarti la vita, ma posso suonarla finché non è ancora finita. Ora ascolta Aureliano che canta. E quando chiuse l'ultimo mi disse partirò. Suono per mille lune rubandole alla notte. Quando cantò per l'ultima di lei si innamorò. Tu pensi che io non abbia paura solo perché adesso sorrido alla vita? Tu pensi che io non tema la noia, ma la mia condanna vive in quattro mura. Che la mia condanna vive in quattro mura. La gente che ne sa, la gente che ne sa di quanto è triste la mia America. La gente che ne sa, la gente non lo sa quanto è delusa la mia America. Che sia nel suo camper Macondo Granada, d'estate di prima, prima che vada via. Che sia nella risacca o sull'Himalaya, vi canterò la storia dell'ultimo Buendia. La parigina che danza su un filo sospeso, la nebbia che attenta un guerriero ferito. La notte non sarà mai sola se il sole ritornerà, ritornerà.
il suono della città. Eccoci, siamo noi, i nuovi emergenti. Io sono Arlie Joy e la seconda domanda di oggi è: cosa c'è dietro a un artista professionista? Andiamo a scoprirlo subito. 1. I musicisti, indispensabili per poter realizzare il progetto. 2. Un team di produzione, che è un team che collabora e lavora insieme appassionatamente. 3. Il manager, che ha la responsabilità del processo di definizione e del perseguimento di determinati obiettivi, anche detto management. 4. Uffici stampa, quindi tutto ciò che è a livello di scrittura, insomma, per fare in modo anche di arrivare al cuore di tutti attraverso la scrittura. 5. Promoter, pubblicità. 6. Discografici. 7. Autori. 8. Editori. Ricordo, ragazzi, che questa non è una classifica, ma appunto io specifico questo perché sono andata a scegliere e andare a vedere, a capire chi ruota intorno al cantante, al professionista, ma non c'è una vera e propria sequenza, voglio precisare questo. 9. Tecnici altamente specializzati. 10. Maestranze, tipo per esempio elettricisti, montatori di palchi, insomma sono tante le mansioni che svolgono, che ruota intorno al discorso maestranza, quindi tutti professionisti e altre innumerevoli figure professionali, ok? Sono molto 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 importanti e mamma, ce ne sono tantissime tantissime altre che ruotano intorno al cantante professionista. Adesso andiamo subito ad ascoltare Maita con la sua canzone Madeline e poi c'è lui, ascoltiamo Marsenio con la canzone Che ci faccio qui. Buon ascolto! Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Mi alzerò, scenderò le scale a tre, correrò senza direzione, ma non me ne frega niente, silenzierò quello che non va come quel gruppo di WhatsApp, luci in un sorriso che ha bisogno di brillare, anche gli occhi ridono, sono pronti a decollare. Faccio un salto a Medellin, non per il cartello, dicono che il mare è lì, è da sempre così bello. Autostop, dito fuori, vecchia scuola, on the road, risparmierò che troppo spesso ho bruciato in fretta, luci fra le case che mi hanno voglia di ballare, spengo ogni pensiero, penso solo a respirare. Faccio un salto a Medellin, non per il cartello, dicono che il mare è lì, è da sempre così bello. Sono in paradiso, non so, e scriverò nuove canzoni e poi ripartirò. Se ho trovato un'isola tra le poesie di Panama. Un'isola tra le poesie di Panama. Samba, samba, samba.
ascoltando Nuovi Emergenti. Del mattino, la testa incollata al cuscino, la sveglia che suona mi rimprovera, ma non copre le urla del vicino. I termosifoni non scaldano più, il freddo dal letto mi ha tirato giù. Crampi sul petto, caffè ristretto e uno sguardo veloce alle news. Sono 10 anni che vivo di attese, niente risparmi alla fine del mese. Poi trovo te, ragazza borghese, che mi provochi a più riprese. Tutta casa e chiesa non si direbbe, fra di noi non c'è cenno d'intesa. Starò in attesa di una tua mossa, ora stringo i pensieri che vado di corsa. E fuggo da qui, dipingo su tela la mia gelata vita parallela. Mi sembra di correre a vuoto fuori da ogni schema. Con la luce accesa non vedo il problema e mollo la presa. Che ci faccio qui? Che ci faccio qui? Che ci faccio qui? Le strade semideserte, la brina posa sui prati, volti assonnati dei pochi viandanti, i furgoni degli ambulanti. Arrivo in anticipo e 3/4, mi avvicino, vorrei allontanarmi. Vedo il riflesso degli anni passati, una guerra fra stessi soldati. Ed entro in punta di piedi, sono l'ospite indesiderato. Non mi degni neanche di uno sguardo, ecco smisurato ed un cuore bugiardo. Vuoi tenermi, bada d'istinto, ti eccita come al codardo che scappa nel suo labirinto per gli scheletri che ha nell'armadio. E fermo da qui, dipingo su tela la rabbia gelata, vita parallela. Mi sembra di correre a vuoto fuori da ogni schema. Con la luce accesa non vedo il problema, ma in modo la presa. Che ci faccio? Che ci faccio? Mi troverai la tua strada dentro di te. Non smettere di calpestarla finché c'è. Le fuoco ogni cliché. Quel che un mucchio di ciarlatani ti radite. Vuoto fuori da ogni schema, con la luce spenta, la vedo il problema e non mollo la presa. Che ci faccio? Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Arly Joy. Nuovi Emergenti, dove iniziano i sogni di chi sta sognando. Io sono Arly Joy e mi piace sognare tutti i giorni insieme a voi, con chi veramente può raggiungere ogni sua meta, ogni cosa che vuole veramente realizzare nella sua vita. E attraverso la musica i sogni possono essere realtà, no? Come diceva, che diceva? Cenerentola diceva, i sogni sono desideri di felicità. Ed è proprio così, più noi li realizziamo e più noi siamo felici. Ed è per questo che, insomma, invito tutti coloro che scrivono, che fanno la propria musica, ricordo che potete inviarla sempre a nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di miglior qualità, e noi sceglieremo le canzoni più belle del panorama italiano emergente. La redazione appunto si occuperà di questo e io sarò proprio lieta di ascoltare
parlarle, di presentarle, appunto, di ogni giorno in questi appuntamenti di Nuovi Emergenti. Veramente abbiamo da scoprire un mondo di ragazzi nuovi, un mondo di canzoni, e devo dire che, cavoli, ma siamo veramente tantissime, non pensavo che la musica fosse veramente così tanta, veramente immensa, e questa è la cosa bella, perché c'è una vasta scelta, ed è questa la cosa bella. E adesso andiamo subito ad ascoltarci Filomena con la sua canzone Senza Neve, e poi c'è lui, Dirlinger, con la canzone Pantera di Mare. Io vi auguro un buon ascolto ed invito a stare insieme a me sempre qui in questi appuntamenti di Nuovi Emergenti. Un buon ascolto! Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Il mondo stretto nel cubo di camera mia. Disegno un sole sul muro, ma non va, non basta. Mi dico piano, quella faccia non è la tua. Mentre piango una guerra dagli occhi e non faccio rumore per ore. Vuoi mai che mi sentano nell'altra stanza? Niente pesa più della pietà. Vuoi mai che vivendo a forza la distanza il cuore si carichi a molla ed esploda nell'abbraccio più grande di sempre. Lungo quanto una stella cadente. Sento i fuochi d'artificio ed è già di niente, assopita sulla branda che si abbronza nel costume, dietro quegli occhiali scuri c'è un barlume d'amore. Mi avvicino lentamente senza dire proprio niente, in un attimo mi guardo e ho già capito,
ed è inutile parlare se l'hai già fatta incazzare, che mi guarda, salta e s'avvia verso il mare. Se si arrabbia fa paura ed è normale, con me che sono un animale. Non c'è niente che non possa essere speciale per noi che ci sappiamo scaldare. Mentre torna su dall'acqua guardo la sua pelle nera, tutta lucida mi sembra una pantera. Io sorrido, abbasso gli occhi, lei lo sa che mi ha stregato, anche se ho paura di ermi innamorato. Ma è bella. Si avvicina lentamente senza dire proprio niente, in un attimo la guardo e ho già capito. Se mi abbraccia ho paura ed è normale, non so che cosa potrei fare. Non c'è niente che non possa essere speciale per noi che ci sappiamo infiammare. Non c'è niente che non vorrei farti fare a te, che sei così speciale. Bentornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e andiamo subito con la terza domanda, che in questo giro me la risponderete voi e in più saranno una serie di domande, qua vi voglio. Andiamo subito, partiamo con uno: perché il trapper fa shku shku? Oh yo yo yo! Voi la sapete perché? Guarda che conto su di voi, perché poi devo anche approfondire come sempre questi argomenti, quindi io voglio sapere voi che cosa ne pensate. Due: perché chi canta il gospel ha sempre le mani rivolte al cielo? Questo me lo sono domandato e non ho ancora una risposta. Tre: perché chi fa la musica metal fa sempre le corna e tira fuori la lingua? Boh ragazzi, io non lo so, forse, presumo, non lo so, avrà sete? O per mostrare le tonsille, non fatemi dire caspiterate, ditemelo voi. 4. Perché i rapper si mettono i pantaloni larghi? 5. Perché nella musica elettronica le persone sembrano possedute e saltano come delle cavallette in delirio totale? Non lo so. Se voi lo sapete e avete queste risposte, potete inviarmele per messaggio tramite Instagram cercando il mio profilo Harley Joy. Così mi dite perché secondo voi, insomma, se vi ricordate queste domande, questi quesiti un po' pazzerelli, per chi invece segue le mie live su TikTok nel canale sempre Harley Joy, me lo potrà dire in diretta, così da approfondirne appunto nel prossimo appuntamento di Nuovi Emergenti, come sempre con tanta musica e tante canzoni. Adesso presentiamo subito loro, c'è Onyx con la canzone Pensi che sia facile e poi c'è Daniel Nick con la canzone Resta qui. Buon ascolto su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Pensi che scappando via mi allontani, ma il mio ricordo c'è e correrà più veloce della tua solitudine. Pensi che sia facile
liberarsi dalla tua immagine, il suono della tua voce nella mia testa. Io mi sento un uomo solo, ma libero. Tu credi che sia così facile liberarsi dalla tua immagine? Lo avrei già fatto se avessi la certezza che nel mio mondo tu non ci sei più. E ti accorgerai che tremo mentre piango, e se ti guardo capisco che oramai da questo istante sono solo con i miei guai. Emergenti. Vorrei dirti che mi sei mancata, sai, lo ammetto, anche se arrotondo quasi sempre per difetto. Tu nascosta tra le nuvole ed il sentimento mi riporta in vita un'altra volta e non riesco ad escluderti più a costo di cadere nuovamente tra le cazzo di macerie. No, seguimi sulla montagna e cerca di vedere tutto ciò che ho nella testa, forse ti sorprenderò. Resta qui per cambiare le cose, quindi prendiamo carta e penna, scriviamo due pros e così contrari a tutte le cose. Non c'è più fantasia, solo giornate nuvolose. Solo giornate piovose.
note che sanno tirar fuori la mia parte stravagante, mentre il mondo che sogniamo risulta distante. Ma non ci arrendiamo senza far la nostra parte, quindi fanculo tutto e rimescoliamo le carte. Carte e penna, scriviamo due pro. E così, contrario a tutte le cose, non c'è più fantasia, solo giornate noiose. Conclude questo appuntamento di Nuovi Emergenti, ma ce ne saranno molti altri, con tante canzoni e tanti ragazzi, tanti emergenti che tutti i giorni ci inviano la propria musica. Noi saremo lieti di ascoltarla, io sarò lieta di presentarla ancora e ancora. È stato bello questo appuntamento dove abbiamo parlato appunto di come realizzare un brano, come procedere e poi cosa c'è dietro a ogni artista professionista. Insomma, veramente abbiamo capito, c'è un mondo di cose, come sempre, perché la musica ci regala tante cose e essere più professionista comporta a un sacco di cose che ruotano intorno a sé. E poi anche abbiamo parlato di perché alcuni artisti, e quindi io aspetterò le vostre risposte dei pazzi quesiti che ho posto, così insomma sono curiosa di sapere voi che cosa ne pensate delle domande che ho fatto e che ho rivolto a voi in questo appuntamento. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, vi aspetto come sempre con tanta musica. Io vi saluto e vi lascerò con loro. C'è Massimo Boeri con la sua canzone Colpevole e poi ci sono loro, Drama Love, con la canzone La ragazza del DJ. Ricordo ragazzi che potete inviarci sempre la vostra musica a nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o in formato MV3. Noi non vediamo l'ora di ascoltarle tutte e potete riascoltare ovviamente tutte le canzoni che vanno in onda sempre qua su Nuovi Emergenti nella playlist di Spotify che si chiama sempre Nuovi Emergenti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Un bacione grandissimo da Arly Joy. Ciao ragazzi! Mua! Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Stanotte illudimi, io non sarò. L'estate che sta arrivando, che sta cambiando, è un cliché, è un cliché. L'amore desiderato, il viaggio fantasticato, è un cliché, è un cliché. Dormire qui potrebbe uccidermi, dormire qui insieme a segue il giorno da
nuovi emergenti. Passo giorni interi a scriverti, baby, e non ricordo neanche come ti chiami. Oh, oh. Entro il disco più tardi, sei già lì, così mi vedi e fingi di non conoscermi. Yeah. Ma ho capito. Ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.